La cucina quotidiana, buongiorno. Ho raccolto quattro bei fiori di zucca stamattina nell'orto. Faremo un sugo bello fresco. Fresco, adatto per quest'estate. Pennette al tonno e fiori di zucca. Ingredienti: tonno, filetti di acciughe, aglio, peperoncino, pennette, fiori di zucca, pomodorini di tutti i colori, sempre presi dal mio orto. Un bel goccio di olio extravergine, mettiamo a sciogliere le alici con l'aglio e il peperoncino. Non devono soffriggere le alici, devono sciogliersi letteralmente, quindi fuoco dolcissimo. Le alici si sono sciolte per bene, la pasta è già sul fuoco che bolle, metto giù i pomodorini, alziamo la fiamma e prepariamo. Nel frattempo i fiori di zucca. Fiori di zucca, togliamo il pistillo, apriamo e li laviamo per bene perché c'è sempre un gran viavai di insetti dentro i fiori di zucca, così, così, e li laviamo, poi li faccio striscioline. Qua facciamo striscioline e le metteremo nel nostro condimento solo alla fine. Così sentiamo per bene il sapore dei fiori. I fiori perché non amano molto la cottura. Così, perfetto. Questi bellissimi pomodori si stanno allentando. Metto giù anche il tonno. E appena pronta metto giù anche la pasta. Il sale per niente perché lì si sono molto saporite. Aspettiamo. Pennette sono quasi cotte, metto giù anche i miei fiori e metto dentro le pennette e finisco di far cuocere qua dentro. Un goccio di acqua di cottura e finiamo di cuocere un minuto ed è pronto. Pronte? Pennette? Al tonno i fiori di zucca e pomodorini. Buon appetito!